Stati Uniti, 1959. Dwight Eisenhower, il 34esimo presidente della storia del paese, decide di dare il via ad un'operazione segreta con lo scopo di controllare milioni di ignari cittadini, ordinando lo sterminio di tutti gli uccelli sul territorio americano e la loro sostituzione con sofisticati androidi dotati di microfoni e videocamere. Signore e signori, bentornati a I Soliti Sospetti. La storia di oggi è una storia vera. Si chiama Birds Aren't Real ed è la storia di come un 19enne sia riuscito ad inventarsi una delle teorie del complotto più divertenti di sempre. Oh, ho detto che era vera la storia, non il complotto. Capitolo 0. L'inizio. Tutto ha inizio nel gennaio 2017. Ci troviamo a Memphis, Tennessee. Che non so esattamente dove sia, ma in America parlano tutti così, tipo Chicago, Illinois, oppure San Francisco, California, perché boh, suppongo che faccia figo. Madonna, sto meme è morto nel 2016. Comunque, il 19enne Peter McIndoe si ritrova impaninato a sandwich tra una manifestazione femminista contro Donald Trump ed una di sostenitori del neo presidente americano. Colto da un raptus di cazzeggite acuta, strappa un manifesto dal muro, lo gira e ci scrive sopra tre parole a caso: Birds aren't real, per poi iniziare a vagare a caso blaterando tra la folla di una strana teoria del complotto inventata su due piedi. Sai, no, quei momenti in cui sei lì giovane, non sai bene cosa fare, solo voglia di far casino e ti sale il momento emblema. Minchia, ma la banca è l'emblema della ricchezza, cioè se non do fuoco alla banca sono un coglione, minchia, secondo me. Senza parlarci, scusa. Oggi il movimento Birds Aren't Real può contare su una popolazione comparabile a quella dell'Estonia. 900.000 su TikTok, 400.000 su Instagram, 100.000 su Twitter e un sito internet su cui potete trovare tutto il merchandising che volete. Ma come siamo passati da un cartello tirato su in 5 minuti a tutto questo? In realtà, quel singolo atto totalmente improvvisato aveva delle radici ben più profonde. McIndoe era nato e cresciuto in una comunità fortemente religiosa e molto conservatrice, dove giravano perle del tipo Obama è l'anticristo e l'evoluzione non esiste. Grazie a internet riuscì a uscire dalla propria bolla sociale e comparare diversi punti di vista, allontanandosi dalla rigida educazione che aveva ricevuto. Probabilmente aveva scoperto il canale di Gross. Lunga vita al canale di Gross. Iscriviti. Ora. Ma torniamo al 2017. Capitolo 1. La trama. Alcuni manifestanti incuriositi si mettono a riprendere Peter mentre vagabonda con il cartello blaterando gli uccelli robot e gente controllata e postano il video su Facebook. Questo, nelle settimane, aumenta vertiginosamente le proprie views tra gente che lo deride e gente che ci crede e così Peter viene convinto a strutturare una vera e propria teoria del complotto, che chiama, appunto, Birds Aren't Real. La teoria afferma che tra il 1959 e il 2001 il governo statunitense abbia ucciso 12 miliardi di uccelli utilizzando una tossina in grado di ucciderli e sciogliere i loro cadaveri, naturalmente spruzzata dagli aerei. Sempre loro. Le scie chimiche! Negli anni gli uccelli veri sarebbero stati sostituiti da droni che il governo userebbe per spiare la popolazione. Ecco spiegato perché ogni tanto li vedete appollaiati sui cavi dell'alta tensione. Li usano per ricaricarsi le batterie. Con il passare del tempo, la lore della teoria del complotto si è infittita sempre di più, arricchendosi di particolari sempre più curiosi. Tipo che non è per nulla un caso se qualche uccello vi caca sull'auto, poiché non si tratta di veri escrementi, ma di microchip liquidi in grado di tracciare i vostri movimenti. Sono stati anche introdotti nuovi droni, oltre ai classici piccioni spia, come gli avvoltoi che fanno sparire i cadaveri dalle strade e i colibri assassini. Insomma, Peter e i suoi amici sono riusciti a mettere insieme tutti gli ingredienti per fare una bella teoria del complotto col botto. Abbiamo i cattivissimi poteri forti che controllano il mondo, abbiamo una trama accattivante e abbiamo gli eroi che combattono per la libertà. Ora, non restava che rendere credibile questa teoria. D'altronde, se ce l'hanno fatta i terrapiattisti, perché non i piccioni spia? Capitolo 2. Il pubblico. Ora, le sfide per i nostri eroi erano due:
gettare delle fondamenta in grado di sorreggere la baracca e mettere un piedino nel variegato mondo del complottismo online. Per prima cosa, il gruppetto di amici si mette a creare documenti falsi e finti video d'epoca, usando malamente musica new age, filtri vintage e vestiti usati, fingendo che siano reperti nascosti dai poteri forti a testimonianza di una lotta per la verità ormai cinquantennale. Il gruppo ha l'idea geniale di fare riferimenti alla storia contemporanea, fornendo una risposta ad eventi ancora misteriosi come la morte del presidente Kennedy, chiaramente eliminato in quanto oppositore dell'operazione, o giustificando eventi controversi come la guerra in Vietnam, attaccato dagli Stati Uniti per impossessarsi delle riserve di bauxite, realmente presenti nel paese e apparentemente fondamentali per la realizzazione dei droni spia. Dopodiché si mettono a strizzare l'occhio ai temi cari ai complottisti online, oltre alle già citate scie chimiche, parlando di come i potenti producano i droni rivestendoli di carne sintetica, oppure attaccandosi a temi sensibili sostenendo, ad esempio, che il Covid fosse un'arma di distrazione di massa usata per sostituire le batterie agli uccelli in santa pace. Di fatto, veri complottisti si avvicinarono a Peter come se fosse un loro fratello, percependo dell'affinità nell'antagonismo verso i poteri forti maledetti. Viene creato un vero e proprio manifesto in cui si presenta al pubblico la teoria in tutto il suo splendore e, ovviamente, vengono attaccati i malvagi media mainstream. Ormai ci siamo, il progetto è pronto a spiccare il volo. I social fanno sempre più numeri e per monetizzare viene creato un sito di e-commerce per la vendita del merchandising ufficiale. A questo punto Peter e i suoi compari hanno davanti un bivio: fare come tutti i fuffaguru e arricchirsi arraffando la grana sulle spalle dei propri seguaci, oppure passare alla storia. Hanno fatto la scelta del signor Giancarlo. Vinsero battaglie grazie alla loro... Il gruppo decide di reinvestire gli introiti, creando il Conspiracy Van per diffondere la teoria in giro per tutti gli Stati Uniti. Ma soprattutto, Peter fa il suo debutto in televisione. Più precisamente, nei talk show di tanti grandi emittenti, tra cui niente poco di meno che Fox News, dove partecipa a dibattiti in cui viene preso sul serio. Il mondo era finalmente pronto ad accogliere Birds Aren't Real tra i fenomeni globali. Capitolo 3. Alla conquista del mondo. Al Conspiracy Van fanno seguito altri investimenti importanti, come ad esempio mega cartelloni pubblicitari che via via venivano ripresi da fan e mass media. I seguaci si organizzano in Bird Brigades, rendendo un semplice fenomeno online una manifestazione di massa in giro per le città e dando il via a proteste satiriche contro i poteri forti, come ad esempio davanti alla sede di Twitter, il cui simbolo, non a caso, era un uccellino. Sì, perché in realtà, nonostante nel mondo in tanti, tantissimi ci credano veramente e credano che Peter sia convinto, i giovani ormai hanno snasato che si tratta di una parodia stile Pastafariani. Eppure, nonostante tutto, si mobilitano in massa per fare queste proteste satiriche di controcomplottismo. Difatti, col passare del tempo, i contenuti diventano sempre più grotteschi e borderline, ed è palese che stiano prendendo per i fondelli i veri complottisti che in quegli anni imperversavano nelle piazze di tutto il mondo. Ormai, Birds Aren't Real è un fenomeno globale. Viene coinvolto un attore per interpretare un ex agente della CIA intento a confessare il gigantesco insabbiamento relativo ai volatili, realizzando un video che ha largamente superato le 10 milioni di views. Dopodiché un finto esperto di deepfake che sembra un becchino cocainomane con un ratto per convincerci che i media facciano di tutto per nascondere le prove ormai lampanti della presenza dei droni uccello. Il progetto è ormai praticamente incredibile, nel senso che è difficile crederci, e scoppia ad esempio il Poultrygate, in cui viene annunciato al pubblico che presto la verità sarà svelata perché i potenti ormai sono con le spalle al muro e non possono più nasconderla. Siamo ormai arrivati alla resa dei conti. Siamo nel 2021 e ormai il limite è stato superato. Peter è pronto e con un'intervista al New York Times decide finalmente di togliersi la maschera e vuotare il sacco. Capitolo 4. La fine.
Peter decide finalmente di giocare a carte scoperte e ammette di fronte a tutti che era tutta una semplice parodia. Ma qual è stata quindi la vera natura di Birds Aren't Real? Un semplice gioco tra amici finito fuori controllo? Secondo il suo creatore, è stato un esperimento legato ai fenomeni di post-verità, una critica alle teorie del complotto ma diversa da tutte le altre, quelle classiche, quelle fatte dall'esterno, poiché era fatta dall'interno di quel mondo. Cioè, in pratica mi sta dissando. Se da un lato appare quindi chiaro il tema legato alla sensibilizzazione sul mondo delle fake news, qualcuno storse il naso per il fatto di aver deliberatamente plagiato le persone, ingannandole ed incattivendole con una teoria del complotto falsa e campata per aria, insomma, come tutte le altre teorie del complotto. Per questo, nel corso delle varie interviste, McIndoe ha sempre ribadito di quanto sia stato attento a non fare o dire qualcosa che potesse avere un impatto negativo sul mondo, prestando attenzione alla sottile linea su cui si è trovato ad agire. I creatori affermarono che se credi a Birds Aren't Real, Birds Aren't Real è comunque il minore dei tuoi problemi, perché vuol dire che allora non c'è una teoria del complotto a cui non crederai. Cos'è stato quindi il fenomeno Birds Aren't Real? A me piace una definizione che ho trovato online. È stato un cosplay delle teorie del complotto, che come le teorie del complotto riesce a offrire ad alcuni suoi membri un senso di appartenenza, senza però alienare nessuno o fomentare rabbia e rancore. Una seguace del movimento ha affermato che serve a combattere la follia con la follia. Ne parliamo come di un igloo. Creammo un rifugio con lo stesso materiale che ci circondava e rappresentava una minaccia. Il ghiaccio, e ci costruimmo qualcosa in cui stare al sicuro e riderne insieme. Fine. Se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi, lasciate un commento, condividete, ciao.